Se lei condivide la preoccupazione di Franceschini che bisogna evitare un governo Lega 5 Stelle. Noi abbiamo fatto una buona discussione anche questa sera, confermando che si può discutere nella pluralità, andare avanti con l'impostazione che ci siamo dati, proseguiremo esattamente nel solco dell'impostazione che abbiamo anche confermato in questi giorni, in queste ore. Beh, è chiaro che noi siamo preoccupati del quadro, non è che gioiamo perché i nostri avversari possono eventualmente trovare una quadra e uscire dall'impasse in cui si sono infilati in queste ore. Non c'è nessun tipo di auspicio. Noi dobbiamo lavorare per rendere sempre più evidente le contraddizioni di quello che stanno facendo i vincitori, i cosiddetti vincitori del 4, e si vede chiaramente. Basta, grazie. Ma non valutate nemmeno l'eventualità di un dialogo con il Movimento 5 Stelle? Diciamo questo, poi non mi seguite. No, patto che non mi seguite. No, nessuna domanda. Semplicissimo, è stata una bella discussione, c'è una sostanziale e vera unità sul fatto che non ci sono le condizioni per fare nessuna intesa con 5 Stelle o col centrodestra, quindi abbiamo analizzato come rendere più efficace la nostra opposizione, la nostra iniziativa per il Paese, la nostra presenza nel Paese e come abbiamo detto il Partito Democratico ha una sua agenda, la continueremo a aggiornare e a proporre agli altri partiti. Grazie. Io credo che noi dobbiamo svolgere un ruolo di assumere un'iniziativa politica che consenta di prepararci anche al peggio, che secondo me è la possibilità di elezioni a breve termine. Peggio lo dico perché non credo che convenga al Paese questo scenario, però io non escludo questo scenario, mi auguro che non si profili, ma nel caso secondo me dobbiamo poter dire di aver fatto tutto il possibile per evitare appunto una saldatura tra queste due forze politiche. Quindi, se posso chiedere, interloquendo sulla base di una nostra piattaforma, come ho cercato di spiegare, io non credo che ci siano le condizioni di un'alleanza, ma credo che ci siano le condizioni di un'interlocuzione. Ministro Franceschini. Quello che dice Franceschini, sapete, no? Come si evita un governo voi Lega M5S? Quando io parlo ve lo dico, quando non parlo non vi faccio perdere del tempo. Ma il Partito Democratico deve evitare che il Movimento 5 Stelle cada nelle mani della Lega. Mi pare che non ci capiamo. Vi ho detto che quando vi rispondo io ve lo dico. Crediamo che un governo Lega 5 Stelle non farà gli interessi del Paese, quindi nessuno auspica il governo 5 Stelle Lega, ci mancherebbe altro. E abbiamo provato a contrastarlo nella campagna elettorale e in tutti i modi, purtroppo il risultato del voto è quello lì, quindi da un certo punto di vista dobbiamo rispettare la volontà degli italiani. Faremo il lavoro che fanno tutte le opposizioni, cioè provare a rallentare, ostacolare il lavoro del governo e provare a provocarne la caduta, non appena questo governo si formerà. Tra noi e i 5 Stelle c'è una diversità fondamentale, la concezione della democrazia. Il Movimento 5 Stelle non è un movimento democratico, con rispetto naturalmente degli italiani che lo hanno votato. È un movimento che ha una prospettiva di carattere eversivo sulla democrazia italiana, che è, basti pensare all'obbligo che hanno i loro parlamentari di versare una quota obbligatoria per l'appunto a un'azienda privata, è una cosa che non ha precedenti nella storia repubblicana, che dà il senso di quale idea della democrazia hanno i 5 Stelle, parlo dei vertici, ovvero un'idea non democratica della democrazia. Già questo secondo me basterebbe a spiegare qual è la distanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle.